Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo per la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 55, 16 ottobre 1906. Avendo lasciato di scrivere ciò che segue, l'ubbidienza mi ha comandato che lo facessi. Onde mi pareva di trovarmi fuori di me stessa e pareva che in cielo si facesse festa ed io ero invitata a questa festa. E pareva che cantavo con gli stessi beati, perché là non c'è bisogno che si impari. Ma vi sentite come un'infusione dentro l'interno e ciò che cantano fanno gli altri, sapete fare voi medesimo. Ora mi pareva che ogni beato è un tasto, ossia una musica lui stesso, ma tutti concordi tra loro, ma uno diverso dall'altro. Chi canta le note della lode, chi le note della gloria, chi del ringraziamento, chi delle benedizioni, ma però tutte queste note vanno a riunirsi in una sola nota, e questa nota è amore. Pare che una sola voce riunisce tutte quelle voci e finisce con la parola amore. È un risuonare tanto dolce, forte questo grido amore, che tutte le altre voci restano come spente in questo cantico amore.
pareva che tutti i beati restavano a questo grido o canto amore, alto, armonioso, bello, che assordava tutto il cielo, estatici, assonnati, svegliati, inebriati. Partecipavano, si può dire, ad un paradiso in più. Ma chi erano i fortunati che gridavano di più e che facevano risuonare in tutto questa nota amore e che apportavano tanta felicità allo stesso cielo? Erano coloro che avevano più amato il Signore quando vivevano in terra. Ah, non erano coloro che avevano fatto cose grandi, penitenze, miracoli, ah, non mai. Solo l'amore è quello che va sopra di tutto e tutto lascia dietro di sé. Sicché chi ama molto e non chi fa molto sarà accetto, sarà più accetto al Signore. Pare che sto dicendo spropositi, ma che posso fare? L'ubbidienza ne ha la colpa. Chi è che non sa che le cose di là non si possono dire di qua? Quindi, per non dire più spropositi, faccio punto. Capitolo 56, 18 ottobre 1906. Trovandomi nel mio solito stato, stentatamente è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, le opere che più mi piacciono sono le opere nascoste, perché scevre da ogni spirito umano. Contengono tanta preziosità in esse che io le tengo come cose più prelibate dentro il mio cuore, tanto che confrontate 1.000 opere esterne e pubbliche con una opera interna e nascosta, le 1.000 esterne restano al di sotto di una sola opera interna, perché nelle opere esterne lo spirito umano prende sempre la sua parte. 20 ottobre 1906, capitolo 57. Trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata dentro una chiesa e vi stavano molta gente ad assistere alle funzioni sacre. In questo mentre pareva che per autorità del governo entravano altre persone a profanare il luogo santo. Chi saltava, chi violentava e chi sacrilegamente metteva mano al Santissimo e ai sacerdoti. Io nel vedere ciò piangevo e pregavo dicendo al Signore: non permettere che giungano a questo, di profanare i vostri sacri tempi, che chissà quanti tremendi castighi scarichereste sulle vostre creature per questi orrendi peccati. Mentre ciò dicevo, mi ha detto: figlia mia, causa di questi delitti enormi, perché un peccato è causa e castigo di far cadere in altri peccati, sono stati i peccati dei sacerdoti. Primo, me l'hanno profanato loro occultamente il mio santo tempio, con le messe sacrileghe, col mescolare gli atti impuri nell'amministrazione dei sacramenti. E sono giunti sotto l'aspetto di cose sante, non solo a profanare i miei templi di pietre, ma a profanare e a violentare i miei templi vivi, quali sono le anime, ed a profanare lo stesso mio corpo. Di tutto ciò i secolari ne hanno avuto qualche sentore, e non avendo nei sacerdoti la luce necessaria al proprio cammino, anzi non hanno trovato altro che tenebre, sono restati tanto tenebrati da perdere la bella luce della fede. E senza luce non è meraviglia se giungono a così gravi eccessi. Perciò prega per i sacerdoti, acciocché siano luce nei popoli, affinché rinascendo la luce secolare possano acquistare la vita e vedere gli errori che commettono, e vedendoli avranno ribrezzo di commettere questi gravi eccessi che saranno causa di gravi castighi. Bene, gli argomenti di questi 3 capitoletti sono abbastanza eterogenei l'uno dall'altro, abbastanza distinti. E apparentemente non troppo interconnessi, anche se il filo che potrebbe collegarli è appunto la parola amore, amore che è evidenziato, come dire, di per sé stesso in sé, dal primo capitolo che abbiamo ascoltato, amore che è esaltato
qui si parla chiaramente di amore di Dio, di amore di Dio in senso stretto, dalle opere nascoste molto più che da quelle evidenti, amore che invece è tradito quando è calpestato, quando si fanno delle cose con cui Gesù ci dà dei criteri di discernimento, non certamente per giudicare le persone, ma per comprendere alcune situazioni. E ci dà anche l'unico rimedio necessario, questo, ecco, dobbiamo mettercelo bene in testa, che è la preghiera. Comunque andiamo con ordine. Ecco, abbiamo ricevuto da Gesù la descrizione di uno spaccato di paradiso. Dove, ecco, la pluriformità dei santi fa comporre delle note distinte. Abbiamo sentito chi canta di più lode, chi canta gloria, chi canta ringraziamento, chi benedizioni, chi sicuramente molte altre cose, ecco, ma sapete che le note distinte devono sempre comporre una sinfonia. Non ci devono essere note stonate, in paradiso non ci sono note stonate. È anche molto bello, qui Luisa lo descrive fenomenologicamente, insomma, così come lo percepisce, senza comprenderne le ragioni teologiche, ma questo è molto facile da comprendere dal punto di vista teologico. In paradiso c'è la scienza infusa in senso assoluto, quindi c'è il lume in gloria, per cui si sa fare tutto senza bisogno di impararlo. Questa è una cosa divina, ma appunto con la deificazione che ogni membro del paradiso riceve in se stesso, va ad assomigliare parecchio, insomma, al Signore. Quindi non serve più andare a scuola, non serve più fare fatica per imparare a fare qualcosa, ma si è imparati, diciamo così, no? E c'è questa infusione all'interno e quello che fanno gli altri lo sanno fare tutti. Questo è uno dei tratti distintivi, no? Tra la vita di qua giù e la vita di lassù. C'è un abisso tra la vita di qua giù e la vita di lassù. Quindi molte cose noi le possiamo soltanto lontanamente, ecco, come in questo caso, afferrare, ma se le comprendessimo perfettamente non avremmo più bisogno di grazia, non staremmo più su questa terra, insomma, no? Quindi non, e anche chi, come i grandi santi, quelli che sono stati a contatto diretto, insomma, con l'altro mondo, ne ha avuto percezione, poi comunque si trova impossibilitato a riferirne perché non trova le parole adeguate, no? In ogni caso, questa è una cosa molto buona, perché in questo santo mese di novembre, sì, la Chiesa ci chiama non soltanto a pregare per le anime del purgatorio, e tanto, ma anche a riflettere, ecco, sulla duplice di fatto prospettiva, esito finale che può avere l'esistenza umana, che è appunto la salvezza e appunto la gloria del paradiso oppure la dannazione. Ecco. Vanno pensate entrambe le cose, ecco, perché la dannazione va, e lo stato dei dannati va pensato per averne un santo salutare è autentico proprio terrore, che Dio ce ne scampi e liberi, insomma, no? Neanche per crescere nella nostra umiltà, perché noi dobbiamo pregare il Signore che ci salvi dalla dannazione. Ecco, c'è una preghiera eucaristica, la numero uno, che è il canone romano, che dice proprio ad un certo punto: salvaci dalla dannazione eterna. Ecco, e la Madonna Fatima ci ha messo in bocca l'invocazione da recitare al termine di ogni decina del rosario: preservaci dal fuoco dell'inferno. Quindi è proprio dell'umiltà, ecco, pensare che non è che io sono escluso a priori dalla possibilità della dannazione, quindi ci devo pregare sopra. Però è anche importante riflettere sulla bellezza del paradiso, perché la potenza attrattiva del bene, della felicità, del gaudio che lì si vive fa molto nella nostra anima. Ecco, lì si coniuga un solo termine, questo. Diciamo, questo accordo, questo là su cui sono tutti gli strumenti accordati è l'amore. Noi distinguiamo qui tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, anche se l'amore fondamentalmente
è uno, no? E l'amore è Dio, l'amore in Dio ha la sua origine, l'amore in Dio ha sempre il suo oggetto principale, no? Si dice anche nell'atto di carità, che non so quanti hanno ancora la sana e santa abitudine di fare dalle preghiere del mattino, che si ama Dio con tutto il cuore, il prossimo per amore di Lui, si dice in questa formuletta del catechismo, no? Far comprendere che l'amore del prossimo è derivato dall'autentico amore di Dio come sua conseguenza fondamentalmente necessaria, perché se tu non ami il prossimo, in realtà non ami Dio. D'accordo? Ecco. E se tu non ami veramente Dio, il prossimo non lo ami. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. In ogni caso, l'amore trova un punto focale di convergenza in Gesù. E coloro che l'hanno amato di più in paradiso gridano più forte, fanno risuonare limpida in tutto questa nota dominante che è l'amore, e apportano felicità al cielo. E qui Gesù chiosa questa grande verità dicendo: attenzione, non sono le opere, non è chi fa molto ad essere grande agli occhi di Dio, ma solo chi ama molto. Chi ama molto, non chi fa molto. Non è chi ha fatto cose grandi. Beh, ha costruito grandi chiese, ha fatto grandi missioni, ha convertito popoli interi, grandi penitenze, quindi grandi austerità dei santi, grandi veglie, grandi digiuni, grandi cilizi, grandi discipline, tutto quello che uno vuole, nemmeno grandi miracoli. Tanti santi hanno risuscitato addirittura i morti, sono tantissimi quelli che hanno fatto queste cose. Ma questo c'è un eco del Vangelo, no? Ecco, il Vangelo è un po' più severo, insomma, no? Qui chi ha fatto queste cose si presuppone comunque che abbia poi fatto una vita buona e sta in paradiso, no? Ma ci ricordiamo quando Gesù dice: ma abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo profetato nel tuo nome, anzi, tu come mai che ci dici che non ci conosci? Dice, non vi conosco. Dice, ma come abbiamo profetato nel tuo nome? Quindi abbiamo convertito un sacco di gente, abbiamo fatto i miracoli, scritto così nel Vangelo. Dice, non vi conosco. Allontanatevi da me, operatori di iniquità, no? Questi sono quelli un po' più gravi dalla falsa vita, dalla doppia vita, no? Sono un po' gli ingannatori, gli ipocriti, insomma, no? Ecco, però ci sono anche quelli che possono fare delle cose grandi, però non amando abbastanza Gesù. Ricordiamo quell'altro episodio del Vangelo, l'episodio della Maddalena, che piange ai piedi di Gesù in casa di Simone il Fariseo. Gesù dice: le sono perdonati i suoi peccati perché molto ha amato. Ecco, cambiare marcia, quindi puntare sull'amore a Gesù, sull'amore a Maria, che poi necessariamente porta ad un amore più grande a Gesù, è il segreto per ogni grande santità, oltre che, come dire, una delle vie maestre per entrare e crescere nel cammino che ci porta all'unione con la divina volontà e al regno della divina volontà. Ecco, sotto questo punto di vista diventa chiaro perché a Gesù piacciono di più le opere nascoste. Perché un'opera nascosta si fa solo per amore di Gesù. Gesù questo lo spiega quando parla, per esempio, delle opere penitenziali nel Vangelo, no? Intanto cito il Vangelo perché è sempre bene vedere come questi scritti sono una eco fedelissima, evidentemente, del Vangelo, no? E un suo commento, o a volte un suo approfondimento, una sua spiegazione. Ma ecco, teniamo sempre presente che da buoni cattolici, figli della Santa Chiesa, noi abbiamo sempre come punto di riferimento normante e fondante la rivelazione pubblica. Quindi innanzitutto la Sacra Scrittura, la tradizione e il Magistero della Chiesa, e da lì non ci si muove nemmeno di una virgola, d'accordo? Perché tutto il resto, anche queste meraviglie stupende che noi conosciamo da Luisa, sono sempre da considerare come un accessorio, per quanto, cioè, capite?
l'accessorio può essere stupendo, insomma, no? Tu invece, insomma, una macchina con che c'ha tutto quello che è una macchina, e poi dentro ci stanno tutte quante i comfort che abbiamo oggi, insomma, le macchine oggi sono più belle, insomma, con la chiusura centralizzata, con gli alzacristalli, col climatizzatore bizonale, con lo start and, come si chiama, lo start and go, con il sistema Bluetooth in via voce, con i vari tergicristalli che si accendono da soli, quindi cioè, è un'altra cosa, insomma, no? Rispetto alla macchina che c'ha il cambio, il volante e la frizione, insomma. Però la cosa fondamentale è che non è che tu ti puoi mettere con tutti quegli accessori senza la macchina, quindi la macchina rimane macchina, no? Quindi Gesù nel Vangelo dice: sta attento che se digiuni non lo deve sapere nessuno, sta attento che se fai l'elemosina non lo deve sapere nessuno, sta attento che se fai la preghiera non andarla a ostentare, d'accordo? Vivi dei momenti tuoi, privati, intimi, solitari. Ecco, perché dice tutto questo? Perché deve plasmare l'interiorità nostra, e qui dobbiamo interrogarci, d'accordo? Cioè, quando uno fa una cosa interiore, la fa nella certezza che Dio la vede, lo fa nella, con la volontà consapevole, ecco, di volerglielo offrire qualche cosa. Cioè, la vita interiore è tutto nella, cioè, che io faccio una montagna di cose esteriori senza mai offrirle a Gesù, senza mai dire a Gesù: questo l'ho fatto per te, o cose a che servono? Ecco perché ci sta lo spirito umano, no? Cioè, ci si possono nascondere queste cose, l'atteggiarsi da santo, il volersi mettere in mostra, una certa, come dire, esteriorità nelle nostre azioni, insomma, di culto, anche la ricerca di gratificazione, la ricerca di compensazione, quindi il volersi sentire utile a qualcosa, che ne sono tantissimi, insomma, i meandri e i labirinti in cui ci porta e ci rinchiude l'umana volontà, no? Ma se io faccio una cosa, cioè me ne vado in una chiesa senza che nessuno sa niente, me ne faccio un'ora d'orazione, non ne parlo con nessuno, non lo dica a nessuno, non lo sa nessuno, l'ho fatto per amore di Gesù. Quindi anche se non ho pregato tanto bene, se tutto quello che ti pare, ma quella è una cosa fatta soltanto per Lui. Se io faccio un'elemosina segreta con l'intenzione di obbedire a Gesù, che gradisce tantissimo, questo è un tema fondamentale, la condivisione dei nostri beni, del nostro denaro, e anche uno stile di vita quantomeno sobrio, ecco, preferibilmente, ecco, tendente alla povertà evangelica, ma quantomeno sobrio, questo insomma è richiesto ai figli di Dio, e quindi se lo faccio per amore di Gesù, e lo sa solo Lui, è un'altra cosa. È così un digiuno, una penitenza che si possono fare, certamente si possono fare se mosse dall'amore, no? Ma sono mosse dall'amore anche qui, quando io nel segreto, senza che nessuno sa niente, in spirito di profonda umiltà, offro a Gesù qualche sacrificio, con qualche intenzione specifica, per riparare, per espiare, per invocare misericordia, eccetera, per imitare Gesù, insomma, che mi faccio io carico nel mio piccolo, insomma, per quanto posso, insomma, dei peccati degli altri, soffrendo io magari al posto di chi se lo meriterebbe per qualche peccato grosso che ho fatto. Questi sono tutti quanti i fini buoni, l'importante è che restino nascoste. Gesù dice: mille opere esterne e pubbliche non valgono un'opera interna e nascosta, sono al di sotto. Perché quando una cosa è pubblica e visibile, purtroppo lo spirito umano qualche cosa la prende sempre. È quasi inevitabile, insomma, stante il tenore delle espressioni che usa Gesù. E veniamo ad essere peccati dei governanti e dei sacerdoti, qui che fanno a gara chi li fa peggio. Allora, qui c'è un principio fondamentale. Causa di tutti questi delitti enormi, attenzione, perché un peccato è causa e castigo di far cadere in altri peccati. Allora, che cosa sta dicendo Gesù? Attenzione, sta dicendo che questi comportamenti, dove uno vede e dice: ah, hanno profanato la chiesa, il governo, hanno
messo le mani addosso ai sacerdoti, come dire, hanno profanato il Santissimo Sacramento, no? Così siamo nel 1906, no? Dopo il 1906 successero delle cose abbastanza brutte, per esempio, mi viene in mente perché ho visto il film, la persecuzione in America Latina, mi pare che fosse in Messico, i cristeros, cristiana. Lì ci furono delle scene veramente, come si vedono nel film, di militari che entravano nei templi, sfasciavano tutto, buttavano le ostie per aria e prendevano i sacerdoti e li fucilavano, insomma, no? Ora uno vede una cosa di questo genere e come, oh, ma sono criminali, sono assassini. Gesù dice a te, attenzione, attenzione, attenzione. Adesso non dobbiamo certamente giudicare i sacerdoti messicani, perché poi non c'è mai un rapporto di, come dire, causalità immediata, no? Ecco, perché a volte succede anche che misteriosamente nei divini disegni magari alcune cose ricadono proprio su quelli pochi che sono giusti, al posto che sugli empi, no? Alcuni sacerdoti mai martirizzati ai tempi delle persecuzioni in Messico sono santi canonizzati. Quindi attenzione all'applicazione intelligente, sapiente e non spregiudicata e non frettolosa di questi principi, no? Quando Gesù parla di principi, parla di quelli che si chiamerebbero principi, come dire, quasi metafisici, no? Nel senso che quando vedi un effetto, sappi che c'è una causa più grande. Cioè, come mai è stato permesso a questa gente di fare queste cose? Cioè, qual è la dinamica che instaura una cosa così brutta? Non si può semplicemente puntare il dito contro questi cattivi che hanno fatto questa cosa, ma bisogna vedere cosa c'è dietro, perché questi sono così cattivi. E qui Gesù passa a dire, quindi, se tu spiega un principio, dice, questo comportamento, d'accordo, che è un peccato, è al tempo stesso però, tra virgolette, sempre tra le solite virgolette, un castigo per altri peccati commessi. Cioè è la conseguenza, cioè è stato scatenato e quindi è stata data forza al diavolo perché potesse aizzare queste persone, prendendo potere su di loro e queste potessero fare questa cosa brutta. Da cosa? Dalle inadempienze dei sacerdoti. Cioè quello che loro fanno, Gesù spiega pubblicamente, grossolanamente, questi me l'hanno fatto occultamente. Perché sono prete a celebrare una messa, Dio non voglia, senza stare in grazia a Dio che ha fatto un peccato mortale, fa una cosa orribile. È in assoluto il peccato più grave che si possa fare. La messa sacrilega, la comunione sacrilega stanno al top dei peccati più gravi che si possano fare, no? Mescolare gli atti impuri nell'amministrazione dei sacramenti. Mi raccomando, anche qui, di non fare chiaramente di tutta l'erba un fascio, no? Quindi Gesù sta parlando di alcuni problemi. Non ha detto che sono tutti così, neanche che la maggior parte sono così, ma ha detto che ci sono state queste cose. Tra l'altro, purtroppo, abbastanza sparse nel corso della storia della Chiesa. Basta leggere il dialogo della Divina Provvidenza, insomma, ci si farà, insomma, un ampio repertorio su questo, no? La profanazione del Tempio. Sono giunti a profanare, a violentare i miei templi vivi, quali sono le anime, e a profanare lo stesso mio corpo. Corpo eucaristico, qui c'è certamente parla, no? Allora qui, e quindi questo scatena tutto il resto. Quindi, quello che noi dobbiamo trattenere, a parte il fatto che, ecco, non giudicare mai nessuno, in particolare non fare mai passaggi troppo frettolosi, è successa questa cosa, quindi dipende dal peccato di tizio, questo non si può fare mai, lo sa fare soltanto il Padre Eterno, uno stabilire eventuali nessi così stretti, insomma, così diretti, insomma, di causalità. Però questo vale anche per valutare le cose che accadono nella nostra esistenza, no? Cioè, la sapienza, il discernimento, il non rimanere, come dire, sulla materialità immediata e sull'esteriorità di un fatto, ma quel fatto c'ha bisogno di essere, cioè io mi devo mettere davanti al Signore e dico, bene, è successa questa cosa brutta in me, ma
insieme mi dai un po' di luce? Questo non è chiedere perché e provocare il nostro Signore o tentarlo, perché poi se la luce non te la dà, va bene, fiat, è successo, me lo tengo, punto e basta, no? Però in tante circostanze noi dobbiamo chiederci come mai il Signore ha permesso questa cosa brutta, questa brutta situazione, questo incidente, questa cosa. Non è che forse mi vuole dire qualcosa, c'è qualcosa che non va, proprio per questo principio che Gesù ha spiegato, no? Ogni peccato è causa e castigo, d'accordo? Quindi c'è, non è solo, dobbiamo dare molto a fondo a questo principio nell'interiorità della nostra preghiera, con calma, senza precipitare conclusioni troppo frettolose, e anche accettando di rimanere nell'ignoranza se il Signore non ci manda la sua luce. Ecco. Poi però dobbiamo comprendere una cosa fondamentale, che per i sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali, sentiamo anche Papa Francesco che dice sempre: per favore pregate per me. L'unica cosa importante da fare è pregare, perché se un sacerdote, peggio ancora un vescovo, Dio non voglia un cardinale, ecco, dovesse perdere un pochino della luce divina, chi ne fa le conseguenze? Sono tutte quante le persone a cui questi uomini, presi appunto tra gli uomini, sono mandati perché splendano come astri nel mondo, insomma, è scritto nel Nuovo Testamento. E se questi splendono, piano piano, nonostante le persecuzioni e l'inaccoglienza, le persone rifletteranno, si convertiranno, comprenderanno gli errori, eccetera, eccetera. Ma se questi, che devono essere luce, diventano tenebra, poi è un disastro. Ecco. E non si risolvono queste cose con le rivoluzioni, con le pubbliche accuse, con gli sconquassamenti, andando a fare nomi e cognomi di chi si ritiene essere grandi peccatori o cose di questo genere. Questo no, questo parte che sono comportamenti disdicevoli, assolutamente inammissibili per un figlio di Dio, superbi, giustizialisti, giustizieri, insomma, questo non c'ha niente di né di soprannaturale, né di cristiano, né di mariano, ma non risolve il problema, ma lo aggrava, perché inasprisce, rende pubbliche tante cose, no? E quindi è assolutamente disdicevole. L'atteggiamento che il Signore ci chiede, che la Madonna chiede in continuazione dinanzi a tutte queste problematiche sussistenti, certamente, anche se non generalizzabili né generalizzate, è la preghiera, ecco. E altro, che è un atto di amore, ecco, non soltanto amore a questi poveri figli, insomma, che sono traviati, ma è atto di amore verso tutti, perché dalla ripresa e dalla conversione e dalla santità di un ministro dipende poi la conversione e la santità di molti fedeli, e per questo tanto occorre pregare. Bene, davanti a Dio conta solo l'amore, Santa Vergine Divina Maria, che abbiamo, l'amore che abbiamo scandagliato, ecco, un po' meditato sotto varie forme, dalle più belle, che sono quelle che si respirano in paradiso, ecco, alle forme di amore tradito e riparato, ecco, dal surplus di amore di chi, in presenza di tante cose, rinuncia a puntare troppe dita, ecco, e piega invece molto le ginocchia e prega molto come gesto di misericordia e di amore anche a chi è colpevole. Prendici per mano e insegnaci questa scienza di cui tu sei maestra, dottora, assolutamente superiore a tutti, che è la scienza dell'amore, con la quale troviamo la bussola in ogni situazione della nostra vita, con la quale diamo molta gloria a Dio e per mezzo della quale molto, ecco, saremo a Lui e a te vicini in cielo.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.